Come possono fare i consulenti per gestire clienti in mercati caratterizzati da profonde fasi di incertezza? Con un approccio e una mentalità resiliente. Che cos'è la resilienza? La resilienza è una capacità che consente di gestire e resistere le avversità, in questo caso gli urti dei mercati, e rielaborare l'esperienza in termini positivi e anche addirittura uscirne rafforzati. E io direi che ci sono due fattori importanti nella gestione dell'emotività dei clienti. Il primo fattore è quello che per gestire l'aspetto emotivo dei nostri clienti bisogna prima partire dalla nostra emotività, quindi gestire bene le nostre emozioni, avere un buon controllo del nostro stato interiore, del nostro dialogo interno, dei pensieri che ci diciamo, quindi bisogna avere un approccio fiducioso e ottimista. Questo perché le emozioni, e tutti gli studi psicologici lo dimostrano, le emozioni si trasmettono e c'è un fenomeno di contagio emotivo. Quindi noi influenziamo la relazione con il nostro cliente con le emozioni che proviamo. Per cui più siamo connessi, più siamo centrati nella nostra professione, nel nostro valore, più riusciamo a comunicare anche questa capacità di resilienza, di supporto con il nostro cliente. Un secondo fattore è quello di, diciamo, più tipicamente psicologico, che può essere una strategia da utilizzare nel dialogo, è quello di utilizzare delle parole che permettono di far capire al cliente che noi riconosciamo il disagio emotivo che sta provando. Le parole magiche possono essere: sì, certo, caro cliente, capisco cosa stai provando. E proprio per questo ti suggerisco, oppure ti consiglio. Questa frase permette al cliente di sentirsi accolto, capito, ed è la precondizione per guidarlo. Quindi si tratta di andare incontro al cliente dov'è nella sua mente, quindi dov'è nel suo stato emotivo, concordare con lo stato d'animo che prova per riuscire poi dopo a essere più persuasivi e guidarlo. Ecco, questo diciamo è qualche pillola strategica di persuasione che poi possono essere anche sviluppate nel corso sulla gestione dell'emotività del cliente. Grazie. Benissimo, grazie. Arrivederci.